Una vittoria inequivocabile che non fa che aumentare il rimpianto per quello che poteva essere e non è stato. Con un paio di vittorie in più in casa, la Lucchese potrebbe essere oggi al posto del tutto cuoio e giocarsi la promozione diretta in Lega Pro 2. Invece dovrà accontentarsi di inseguire il terzo posto e poi andare più avanti possibile nei play-off e sperare in un ipotetico ripescaggio. La prestazione in Emilia, la migliore da un mese a questa parte, fa ben sperare. Convince il 4-3-1-2 messo in campo da Innocenti e una volta tanto varrebbe la pena di insistere su un modulo che paga e su giocatori che sembrano dare le maggiori garanzie. A Castelfranco i rossoneri dimostrano di essere superiori, chiudendo il match in appena 5 minuti. Il gol di Petrone al terzo, svelto a ribattere in rete la corta respinta del portiere, spiana la strada ai rossoneri, bravi poi a raddoppiare poco dopo con Redomi. Per tutto il primo tempo la Lucchese controlla a piacimento ed anzi va vicina al terzo gol con Chiarabini. Nella ripresa Chezzi butta nella mischia Varallo e Anselmo lasciati inizialmente a riposo, ma il match non cambia. È sempre la Lucchese a condurre la danza e a sfiorare più volte il colpo del KO. E quando serve ci pensa Casapieri a chiudere la sua porta a chiave. La parata più bella il portierino la compie al 34esimo sulla punizione velenosa di Varallo e di fatto la spinta della Virtus si esaurisce qui. Proprio nel finale i rossoneri sfiorano il terzo gol, passaggio di Chiarese per Brega che calcia sul palo più lontano ma trova la deviazione decisiva del portiere.